Nel giorno in cui 45 associazioni delle province di Salerno, Avellino e Napoli danno vita ad un flash mob per lanciare il progetto Sarno 2020 e chiedere la bonifica del fiume, anche la Lega scende in campo per denunciare gli sversamenti che mortificano uno dei corsi d'acqua più inquinati d'Europa. Questa mattina a Sarno i rappresentanti del partito di Matteo Salvini hanno organizzato un sit-in a cui hanno preso parte l'europarlamentare Lucia Vuolo, il coordinatore provinciale Nicolas Esposito e il consigliere comunale di Sarno Walter Giordano, oltre al capogruppo Lega a Sarno Sebastiano Dierna e Giovanni Vergati, coordinatore di San Valentino Torio. Pronte una serie di iniziative a partire dall'interrogazione denuncia che sarà presentata nei prossimi giorni a Bruxelles. Ho iniziato questa mia battaglia all'interno dell'Europa e tra un po' partirà un'interrogazione denuncia. E la denuncia è dovuta proprio a chi doveva fare il proprio dovere nei controlli e non sono stati fatti. Vogliamo soltanto che le aziende abbiano un moto d'orgoglio e cercare di essere vicini ai territori. Chiediamo più controlli e più rigore. Basta con le chiacchiere e con la demagogia di De Luca, che ha annunciato il lanciafiamme per le feste di laurea, mentre quando si tratta di tutelare l'ambiente, di tutelare i cittadini sarnesi e cittadini anche scafatesi di tutte quelle che sono le città che passa il fiume Sarno, il presidente De Luca è assolutamente assente.